Altra giornata, eh? Altra grande passeggiata in vigna, un altro territorio da scoprire e un altro vignaiolo. Guarda dove siamo. È bellissimo, abbiamo alle nostre spalle Montepulciano, anche qui. Hai detto che sono 33 parte, ettari. 33 ettari, parte nord-est di Montepulciano, vigneto esposizione a sud. Bellissimo. Un'azienda storica davvero, anno di fondazione 72. E noi andremo a incontrare Edoardo. Ah, avrò tantissime domande per Edoardo, perché già guardando il vigneto vedo delle bellissime vigne vecchie, ma soprattutto voglio capire la composizione di questi territori. E poi mi hanno detto che ha una cantina storica bellissima. E questo pomeriggio sono curioso di andare a vedere questa cantina che trasuda la storia di Montepulciano. Allora, ci perderemo, perché la Talosa è da sempre, tra tutte le altre virtù che si racconta, è da sempre considerata una delle più belle cantine da visitare, ma non in Toscana, non a Montepulciano, in Toscana, ma andrei un po' oltre questo concetto. La voglio toccare con mano. Andiamo a conoscerlo in vigna. Non te fidi? No, no, ci credo. Ma che fai, non te fidi? Io mi fido tantissimo, no, ma no, sai, no, secondo ho sempre me il piacere fidi, di conoscerlo. Non lo so, cioè, ora che non te fidi di me, dopo 40 anni, no? Non lo so. Cammina, poi tutto in salita qua. Sì, cioè, ci siamo, guarda che ci aspetta in vigna. Edoardo, buongiorno, ma tutto in buongiorno. Salita per arrivare qua, bello, però potevi fare più. Dopo la salita c'è la discesa, quindi. Piacere di vederti. Piacere, Luca. Grazie del benvenuto. Ciao, ciao. Vieni qua. Così fortunatamente Cristiano mi ha detto andiamo a conoscere un altro vignaiolo, un'altra persona. Fortunatamente. Fortunatamente. Non sfortunatamente, mi ha detto ti faccio conoscere un'altra personalità, un altro territorio. E eccoci qua, io sto camminando in una bellissima vigna, sì, ma ti davvero, chiedo subito, che sono le mie domande principali. Quanti tipi di terreni hai in questi 33 ettari? E qual è la caratterizzazione per il varietale sangiovese? Allora, innanzitutto la zona pietrose dove si collocano i nostri terreni hanno sfaccettature differenti. Infatti durante la vendemmia utilizziamo anche l'aiuto di un drone per capire le diverse densità del terreno, dove ci sono macchie di argilla più vasta, dove c'è più concentrazione di sabbia, dove c'è più limo, in modo che in base al terreno poi riusciamo a capire dove poter andare a cogliere. Però questi principalmente sono i terreni che abbiamo, quindi sabbia, argilla e limo. E c'è limo, fossile. Che sono diversi sicuramente dalla parte più alta dell'azienda, perché l'azienda comunque si colloca tra i 300 e 400 metri. 350 e 410 metri. Bella altitudine. Cavolo. Sì, sì. Poi abbiamo anche delle ottime pendenze che, come sapete benissimo, aiutano un sacco a drenare l'acqua, che è fondamentale in una prima stagnazione. Per il sangiovese. Anche, anche le escursioni poi, no? Notte e giorno in questo periodo diventano esattamente interessanti. Noi abbiamo, purtroppo di fronte a noi, quindi non si vede, ma ci sta il Monte Amiata che incanala la nostra vallata di venti freddi la notte e quindi aumenta l'escursione termica e soprattutto asciuga le piante, che asciuga è una le piante, precursore di grande impatto olfattivo per tutto quello che riguarda anche la varietà. Abbiamo delle vigne vecchie. Ma anche che spettacolo. Esattamente. Qui ci troviamo tra le vigne più vecchie. La tocco un attimo e vedo se è vera. Vera? Io ti chiedo anche un'altra cosa. Quanto per te influisce, almeno come riuscite a essere dei complici con il territorio, soprattutto con l'uva sangiovese? Siamo nel nobile di Montepulciano, fortunatamente ho avuto la possibilità di conoscere tanti produttori. Quali sono le varietà di sangiovese che coltivate per il vostro nobile? Beh, principalmente abbiamo Prignolo Gentile, ma la caratterizzazione principale della nostra conduzione è che svolgiamo lotta integrata. La lotta integrata vuol dire rispetto più totale della vigna, perché non interveniamo secondo uno scadenziario, ma controlliamo la salute della pianta giorno per giorno e soltanto quando vediamo che è aggredita da un parassita, da un fungo, a quel punto la trattiamo. Quindi l'utilizzo dei chimici è veramente praticamente vicino a zero. Ah, vedo che quest'anno solo tre trattamenti, ci siamo praticamente entrati in vendemmia. Quindi classico, un rispetto della natura è fondamentale. Fondamentale, e anche in questo caso con queste vigne vecchie sicuramente avrete anche una risposta da queste vigne che vanno a cercare sempre più in profondità in questi terreni che ho appena detto, con giù il lime, con principalmente sabbia, andare a cercare minerali in profondità. Esatto, la sabbia sicuramente contribuisce ad
avere una scarsa quantità, ma poi una ottima qualità, che è dovuta anche alla concentrazione che abbiamo nell'acino. In quanto drena moltissimo l'acqua, la pianta va in sofferenza e quindi cerca di concentrare tutti i nutrienti, e così abbiamo un risultato di qualità eccellente. Qua ci troviamo, produciamo intorno ai 40 quintali ad ettaro, quando invece il disciplinare ci potrebbe permettere 80. Cioè, praticamente mi stai dicendo che queste piante, e nella vostra azienda, per la tipicità di terreno, per quello che voi fate in vigna, la produzione per ettaro è ridotta alla metà in maniera assolutamente naturale. Esattamente. E le piante vi producono la qualità data che poi andrà a finire nella bottiglia. Tutto in modo organico. Ecco, ogni volta che io passeggio e che faccio tutto questo, mi viene sempre da pensare: quale sarà il prodotto finito? Poi ci si arriva. Poi ci assaggeremo. Edoardo, Sangiovese, e gli amici chi sono? Malvasia, Canaiolo? Allora, Canaiolo, Colorino e Mammolo, che sono spettacolo, i vitigni autoctoni. Fantastico. Poi come bianco abbiamo Malvasia e Trebbiano, che utilizziamo per il nostro pinzano. Si trova un po' qualche pianta di bianco qua in mezzo? O... Sulle vigne vecchie qualcosina, ma ci sta, poco, poi ma... l'abbiamo... Facciamoci in giro in vigna e andiamo a cercare una pianta vecchia che ci possa far capire anche qual è la storicità di questa azienda. Edoardo, a te, noi ti seguiamo. Ci facciamo venire un po' di sete. Comunque, Cristiano, pensa, 40 ettolitri per ettaro, quindi una riduzione naturale di tutto quello che è la quando si dice la qualità, no? Le idee sono chiare. Qualità è inversamente proporzionale alla quantità che si produce. Questa è la filosofia aziendale, ma anche la natura. Guarda, vieni qua. Si diceva del bianco in mezzo al rosso. Guarda che spettacolo. Vabbè, faceva parte della ricetta del Montepulciano, della tradizione. I vecchi impianti, no? Si metteva anche il bianco, si metteva la Malvasia. Come tutte le aziende di Montepulciano, voi farete come la maggior parte di questi vignaioli che ho conosciuto in questi giorni. Fai anche Vinsanto. Facciamo anche Vinsanto, esatto, è un blend di Greghetto, Malvasia appunto e Trebbiano. Bella vedere una pianta di Sangiovese, è una pianta, penso che questa col grappolo così lungo sia Malvasia. Malvasia, è bellissima, sì, questa sì. Fa parte della tradizione del vino nobile di Montepulciano. Sono veramente contento e impressionato, sicuramente troveremo delle differenze, ma ti chiedo, qual è la differenza per il Sangiovese? Come riuscite a gestirla anche in cantina tra i vari momenti di raccolta? 33 ettari sono tanti. Esatto. Infatti è un lavoro difficile. Innanzitutto cogliamo tutto a mano, in modo che possiamo decidere parcella per parcella del vigneto quale pianta addirittura è più matura dell'altra, si raccoglie e si porta in cantina. Quindi finché non arriviamo al pre-bottiglia, noi abbiamo tutte le vendemmie separate. Tutto separato. Ogni parcella separata. Sì, ok. E poi in base alla cantina, cioè quando queste arrivano in cantina, voi fate l'assemblaggio per portarlo nel pre-bottiglia, esattamente. Quindi l'affinamento comunque è un affinamento classico. Voi fate solo per il nome di Montepulciano botte grande, o fate un assemblaggio tra botte grande e barrique? Si utilizza un pochettino di tono di secondo passaggio, quindi solo per una questione di comodità. Esattamente, e poi si lavora su botticelle e botti grandi, sono il vaso più importante che noi utilizziamo. Anche perché io mi ricordo, avendo frequentato queste parti in tempo oscuri, che la cantina della Talosa ha delle botti all'interno molto grandi, però non so, ancora non le ho mai viste. 115 ettolitri, cioè, io sento una voglia, siccome me lo conosco, sento una voglia, vedo, ti lancia dei messaggi subliminali. Non l'ho ancora visti, ma la cantina com'è? Ma che si fa? Ti ci porto, Luca, non ti preoccupare. Oh, dai, andiamo? Che dici? Andiamo in cantina. Via? Dai. Magari ci andiamo col trattore. Senti, arriva il trattore. Siamo in vendemmia, quindi.
Ecco, eccoci. Beh, qui si vede proprio la storia, da questi mattoni a queste botti, sì, che trasudano Montepulciano, trasudano il classico vino nobile. La storia del Sangiovese. Sì, sì, poi sì, sotto la piazza, nel centro della città di Montepulciano, queste cantine hanno visto tantissime bottiglie di vino, tantissime torri di vino venire dentro, tanta storia anche. E nello sfondo vedo questi legni sempre più grandi, e quindi io sono curioso anche di andare a vedere. Raccontaci il sta pezzo storia. Di storia. Qui facciamo affinamento in legni grandi, abbiamo botti da 30 fino ai 115 ettolitro che vanno dal 1972 fino al 2010. Questa grotta naturale poi consolidata con del lavoro in mattone del 1500 a.C., quindi siamo in epoca etrusca, tanto che è posizionata in una zona lontana dalle aree di vinificazione, una tomba etrusca effettivamente è datata storicamente. No, mi sento piccolo davanti. Mamma mia, con tanta bellezza e storia. Sono quasi 4 metri di botte queste da 115. Sono vecchie, ma perfette per l'affinamento in una fase finale. Edoardo, quante cose hanno vissuto queste mura? Cioè, raccontaci un attimo, noi siamo curiosi. Dicevo che insomma, dopo l'epoca etrusca entriamo nel Medioevo e queste gallerie erano utilizzate dalle famiglie nobili puliziane per fuggire in caso di invasioni barbariche. Okay. E poi nel tempo hanno servito anche come bunker antiaereo durante la Seconda Guerra Mondiale, intanto che ci sono degli insegni religiosi all'interno della grotta. Bellissimo. Cioè, quello che diceva Edoardo, ti senti al sicuro qui? Oltre che mi sento al sicuro, mi sento anche più, non so, coccolato dalla storia. È bello vedere, presente quando dici quelle aziende dove entri, dici vorrei stare qui ad ascoltare le storie, i racconti, oppure mettersi a contatto anche solo a toccare una botte e sentire che cosa hai vissuto, quanto vino è passato di qui. Inoltre sulle pareti ci sono dei segnali di accenni del paleolitico, ovvero dei fossili che sono emersi quando la placca tettonica africana e quella europea hanno colliso, e Montepulciano a quel tempo era sotto il mare, quindi emergendo sono venuti su anche fossili, che sono gli stessi fossili che poi troviamo nei nostri terreni. È quello che ci parlavi questa mattina, ma io veramente sono curioso, quindi le tombe etrusche, la storia, questi fossili che affiorano. Dopo la grande passeggiata che abbiamo fatto in vigna, e grazie a te che abbiamo scoperto questi terreni così differenti, le peculiarità anche della vostra azienda, a questo punto io ti devo chiedere, che sono molto curioso di assaggiare il prodotto nel bicchiere, vedere se questa relazione, come negli altri vignaioli, si vede, cioè l'unica prova è assaggiarlo. Sì, guarda, ero sorpreso che ancora non ci aveva fatto sta richiesta, perché a quest'ora dopo le passeggiate sì, viene una certa inizia a venirmi sete. Mamma mia. Beh, di qui di vino ce n'è, quindi non c'è problema. Sì, infatti sono quasi in soggezione, te lo dico, cioè non capita spesso di vivere ambienti così, no? Cioè, noi che siamo sempre in giro. Però non fate attendermi, portatemi a bere. Allora, voglio subito assaggiare questo prodotto. Guarda, ti seguiamo. Con piacere, andiamo da questa parte. Ci ha lasciato soli mentre ci prepara la degustazione. Possiamo ammirare anche tutte le annate storiche che ci sono in questa cantina. È impressionante, cioè qui respiri proprio il valore, la classicità, l'essenza di Montepulciano. È una tomba etrusca, conchiglie preistoriche. Qui abbiamo proprio tutto, le botti grandi. Qui si parla di nobile di Montepulciano e si parla soprattutto di tradizione. È vero, la cosa proprio che emerge da sola. Qui, poi, insomma, quante cantine, quante aziende, quanti giorni abbiamo passato, no? E per noi che è emozione, passione. Questa è la Montepulciano nascosta, no? Te vedi soltanto la superficie con questa splendida città medievale e poi capisci anche l'importanza di questo vino che dai tempi dei tempi viene chiamato nobile, perché soltanto i nobili si potevano permettere questa prelibatezza. Ma ora dai, andiamo ad assaggiarlo. È il momento, andiamo a cercare Edoardo, vai. Siccome sapevo che la nostra passeggiata in vigna ti avrebbe messo tanta sete, ho giocato d'anticipo e ho preparato il banchetto d'assaggio. Luca, placa la tua sete di conoscenza. Che bellezza, che bellezza. Io sono estremamente felice. Mi fa piacere. Dunque, chiusino?
Sì, nobile chiusino, annata 2016, è un nobile 100% sangiovese, è una selezione delle nostre vigne più vecchie, che sono del 1969, quindi una bassissima resa, ma negli anni si sono acclimatate alla nostra zona e producono un'uva estremamente elegante e densissima. Olfattivamente parlando, naso fino, croccante, minuzioso, tutto questo si ritrova anche da questi splendidi terreni sabbiosi. Mm. E poi invece nel gusto, almeno quello che ritrovo io, ritrovo questo tannino che è bene equilibrato anche da questa grande freschezza. Mamma mia, a me piace proprio questa sensazione di succosità, no? Legata quasi a questa arancia sanguinella, che è proprio la spinta finale in chiusura di una città. Bocca piena. Bellissima. Però, come diceva giustamente Luca, in mezzo c'è anche quello spessore, no? C'è quel tannino che aiuta. Vino classico, proprio è coordinato da quello che abbiamo visto nelle vigne questa mattina e soprattutto coordinato anche per questa splendida cantina, quindi il legno non è invasivo, non sovrasta mai quello che è l'anima del vino, anzi si sente proprio che qui questi tipi di legni vengono usati per aiutare il vino nel suo processo di maturità e lo abbelliscono, lo rendono più sapiente, ma sì, non lo snaturano. Lo accompagnano ma non lo acconciano, proprio perché raccogliendolo l'uva tutta a mano si porta dentro soltanto acini completamente maturi, quindi quella maturità la dobbiamo portare fino a fondo non dovendola appunto acconciare troppo. Luca, Edoardo, io parlerei davvero di una 16 che gioca sul sapore, questo è un vino di saporosità, una nata molto equilibrata, è bello, è ricco, caldo ma fresco allo stesso tempo, bel tannino come lo raccontavi te. Sembra mio bello completo questo. Ottima relazione anche di questo vignaiolo. Il mio riscontro è totalmente positivo. Anche qui, assoluta. In degustazione bendata, un bicchiere di questo mi fa parlare di vino nobile di Montepulciano e mi riconduce a questa terra. Anche l'esposizione che lui ha è particolare, quindi anche questo è un vino di calore, di generosità, però con questa freschezza che riesce a equilibrare bene. Bellissimo. Il gusto. Mamma mia. Oh, Edoardo, complimenti, cioè noi siamo divertiti. Ho preso tu voi, quindi vi ringrazio voi. Ma perché siamo abituati a bere qualche bicchiere di vino? Sì, vabbè, io... Non diciamo troppo in giro però, sennò poi pensano male. Io me ne scappo, scusate, ma questo vino ha bisogno di essere ascoltato e provato. Okay, e voglio fare un brindisi prima di andare a attaccare il tuo bar e assaggiare tutto il resto. Lasciamolo così. Noi che si dice? Buon vino nobile a tutti. Perché il vino e salute nobile ancora. È davvero un grande e nobile vino. E voi l'avete dimostrato ampiamente. Quindi complimenti, perché se in realtà, se aziende, se vignaioli che hanno come primo scopo una grande aderenza sul territorio, una diversità, sei sfumature con sei caratteri, no? Differenti, che dimostrano che lo stare insieme per voi ha un senso reale e compiuto. E poi la cosa più bella è che tutto quello che ci avete raccontato, come diceva Luca 2 secondi fa, correlato nel bicchiere tu lo trovi, quindi siete veri, siete autentici e questo per noi è la cosa più importante. Quindi ragazzi, chiedetelo lì, complimenti, penso che io e Luca vi staremo addosso, vi terremo d'occhio, può darsi che un giorno ci vedete arrivare. Dovete sorpresa. Aprire le bottiglie però. Perché... per forza, andiamo qua apposta. Dai, grazie di tutto, davvero. Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere, grazie. Spero che sono riuscito a trasmettere ai vostri telespettatori l'impegno e la passione che mettiamo in questo lavoro. Sono un giovane, ma è un lavoro che faccio da sempre e quindi è quello che mi viene meglio e a cui sono più appassionato. È un impegno che poi noi mettiamo anche nel rispetto del territorio e della terra, che poi è il motore di tutto.
tutta questa economia e di ciò che porta avanti l'azienda. Quindi senza un rispetto per il terreno non riusciremo a mettere sulla tavola dei consumatori un prodotto che sia genuino ed autentico, e per noi questo è fondamentale. Quindi una tradizione storica, però con l'utilizzo strumenti all'avanguardia, quindi un abbinamento fondamentale, tradizione ed impegno moderno, che è anche poi il motto della nostra azienda.